Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24 e i titoli del nostro telegiornale. Sanità in Calabria, nominati nuovi commissari. Valorizzazione dell'export, se ne è discusso alla festa dell'agricoltura nel Cosentino. Mattinata di sport e lotta al tumore a Vibo Valentia con Vibo in rosa. Alla clinica veterinaria San Giorgio di Reggio Calabria si punta alla prevenzione oncologica. Ha presentato le proprie dimissioni il subcommissario al piano di rientro in Calabria, intanto arrivano le nomine dei nuovi commissari delle aziende sanitarie ed ospedaliere. C'è chi arriva e c'è chi lascia il proprio incarico. Tempo di nomine ma anche di dimissioni nel comparto sanità sempre alle prese con un decreto Calabria che continua a far discutere ma che comunque entra nel vivo. Ma come ha detto c'è chi ha deciso di lasciare il proprio incarico. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha infatti annunciato di aver ricevuto le dimissioni del subcommissario per l'attuazione del piano di rientro Thomas Schael. Alla base, secondo quanto riferito, motivi personali. Presto arriverà la nomina di un nuovo vicecommissario e a proposito di nomine sono arrivate invece quelle relative ai commissari di alcune ASP ed aziende ospedaliere. Per l'azienda sanitaria provinciale di Crotone il nome è quello di Gilberto Gentili, all'azienda ospedaliera di Cosenza arriva Giuseppina Panizzoli, mentre all'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro Isabella Mastrobuono. Ricordiamo che mancano ancora i nomi di altri quattro commissari e ora anche quello del sostituto di Thomas Schael. Un 41enne Vincenzo Perna di Crotone è morto in un incidente avvenuto sulla statale 106. L'uomo stava rientrando a Crotone dalla località Margherita dove aveva arbitrato una partita di calcio in un torneo amatoriale. Si trovava in sella al suo scooter insieme al figlio di 10 anni quando per cause in corso di accertamento è stato tamponato da un Alfa Romeo Giulietta condotta da un 22enne. L'uomo ha trascinato per una decina di metri lo scooter, rimasto incastrato nella parte anteriore della vettura. I corpi di Perna e del figlio, che avevano il casco, sono stati sbalzati sulla strada. Perna purtroppo è deceduto sul colpo. Il bambino, gravemente ferito, è stato portato nell'ospedale di Catanzaro. I medici si sono riservati la prognosi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Cambiamo decisamente argomento, valorizzazione dei prodotti ed export. Si è parlato di questo aspetto alla festa dell'agricoltura di San Demetrio Corone nel Cosentino, con particolare riferimento al suino nero. Sviluppo delle aree interne e agricoltura, concetti che sono stati alla base della festa dell'agricoltura organizzata alla filiera Madeo a San Demetrio Corone, centro dell'entroterra cosentino. Un'azienda che ha valorizzato un prodotto identitario, quale il suino nero, che sta varcando i confini della Calabria per approdare sui mercati nazionali ed esteri. Noi siamo qui appunto per portare avanti questa filiera che è stata perseguita dalla filiera Madeo, dalla famiglia Madeo, e ne ha creato un'eccellenza, ne ha fatto un'eccellenza che porta un indotto notevole per questo territorio. Siamo in un paese che vediamo bene, insomma, di piccole dimensioni, un borgo quasi rurale, ma perseguendo un obiettivo che era quello del suino nero sono riusciti a crearne una filiera vera e propria che sta portando in tutto il mondo questo prodotto che è tipicamente calabrese. Da parte delle organizzazioni, da parte della politica regionale, locale e anche soprattutto dal governo nazionale, una spinta in più a quelle che possono essere ancora oggi le eccellenze italiane, tant'è vero che sia la famiglia Madeo, quindi in questo caso la filiera Madeo ha messo su, grazie anche alla nostra collaborazione ed altre organizzazioni, ha messo su un contratto di filiera presentato al Ministero a gennaio l'anno scorso, dove molto probabilmente siamo già alle battute finali per quanto riguarda l'approvazione del tutto, dove presenteremo il suino nero d'Italia. Grande successo per l'iniziativa Vibo in rosa, una mattinata di sport e solidarietà in favore di tutte le donne che lottano quotidianamente contro il tumore al seno. Da quando mi hanno diagnosticato il tumore al seno, la mia vita inevitabilmente è cambiata. Mi sono guardata attorno e mi sono resa conto che molte donne come me si ritrovano nella stessa mia situazione, di avere il tumore al seno. Da lì nasce Vibo in rosa, dalla voglia di stare in contatto con altre donne malate come me. Stefania è stata fortunata, è ancora qui e può parlarci.
e dalla sua esperienza ha tratto un grande insegnamento che vuole condividere con tutti quanti. Bibbia e Rosa è una camminata e una pedalata simbolica per le vie della nostra città, Vibo Valentia, per testimoniare a tutte le donne che la prevenzione è importante. Fare una visita di controllo annuale o quantomeno quando se ne sente la necessità e il bisogno aiuta la vita. Io ne sono testimonianza perché grazie alla prevenzione ho scoperto in tempo il tumore e sono riuscita a curarmi. Un giorno quando ero a Roma ho conosciuto questa associazione, la Susan Coven, e da lì è partita l'idea di fare questa camminata. Ho incontrato un'altra donna come me, Carmel, e da lì è nata la nostra idea di fare tutto ciò per Vibo, proprio per sensibilizzare il nostro territorio. Ci hanno affiancato due grandi associazioni di bici, che sono la Bici Insieme di San Costantino e la Monteleone Biker. Da lì, con il loro appoggio, abbiamo creato tutto questo. Quindi questa camminata e questa pedalata, ripeto, per ricordare a tutte le donne che la prevenzione può salvare la vita, quindi questa è la cosa più importante. A Reggio Calabria si trova una clinica veterinaria specializzata che punta molto sulla prevenzione oncologica degli amici a quattro zampe. Garantire una buona qualità della vita ai pazienti affetti da patologie oncologiche è una delle tante priorità dei medici che operano nella clinica veterinaria del San Giorgio di Reggio Calabria. Tra lo staff medico che operano nel centro veterinario reggino, la dottoressa Sabrina Ferrelli. La sua figura è presente sin dall'inizio del percorso, dalla diagnostica fino a quando il cane passa in chirurgia a finire nella fase della terapia medica. A volte ci fermiamo dopo l'aletto dell'istologio perché la chirurgia è l'unica reale terapia per l'oncologia, per quasi tutta l'oncologia. Però questo è il mio ruolo, ecco, gestire un po', guidare sia nella diagnostica che per l'aspetto terapeutico. Per le patologie oncologiche è soprattutto importante la prevenzione, come afferma sempre la dottoressa Sabrina Ferrelli. In realtà la prevenzione si cerca di farla sia un po' come in umana, con le manipolazioni da parte del proprietario per quanto riguarda tutto ciò che è cutaneo, osse, eccetera, e poi facendo diagnosi. È chiaro che non possiamo fare le TAC come per noi preventive, però sicuramente delle ecografie, delle valutazioni cliniche. Più avanza l'età, soprattutto poi alcune razze anche un po' prima o anche un po' più spesso, si cerca di fare, questa è l'unica cosa, l'unica arma che abbiamo a disposizione nella prevenzione. Un ruolo importante nella prevenzione di queste malattie lo ha la risonanza magnetica, un macchinario che in Calabria è presente solo nella clinica San Giorgio. Il nostro centro di risonanza magnetica è la seconda sede della clinica veterinaria San Giorgio. Per ragioni squisitamente tecniche, viste le dimensioni del macchinario e la forte potenza del magnete, è stato opportuno posizionarlo in una sede differente in maniera da garantire un'eccellente qualità delle immagini e quindi poter avere una macchina sempre performante al 100%. Ma la proprietà della clinica San Giorgio ha optato per una migliore performance, puntando su di un macchinario dedicato all'uso umano. Ci garantisce prestazioni eccellenti e immagini altamente qualitativi anche su pazienti, diciamo, di taglia XXL, diciamo. Quindi riusciamo a fare cani anche di grossa e grossissima taglia, lunghi tratti di rachide, ovviamente anche con una tempistica ridotta rispetto ai macchinari in uso normalmente per la medicina veterinaria. Salvata a Zambrone da due pescatori, una tartaruga in difficoltà aveva conficcato un amo attaccato ad un contenitore di plastica. Alcuni pescatori hanno individuato un giovane esemplare di tartaruga caretta in difficoltà, che aveva un amo conficcato, collegato ad un contenitore di plastica che le impediva sia di nuotare che di immergersi. Dopo essersi avvicinati con prudenza per non agitare ulteriormente l'animale, due di loro l'hanno issata a bordo, dopo aver tagliato il filo che la collegava a quella terribile zavorra. Quindi hanno fatto rotta verso la spiaggia, naturalmente dopo aver avvisato sia la Guardia Costiera che il WWF. Arrivati presso l'Idola Praia di Zambrone Marina, hanno consegnato l'animale alle amorevoli cure del personale esperto, giunto sul posto per prendersene cura.
Naturalmente erano decine i curiosi attirati da quel trambusto, soprattutto i bambini, che non sempre hanno la fortuna di vedere esemplari vivi di tartaruga da così vicino. Dopo la compilazione della documentazione obbligatoria in casi come questo e le prime cure, l'animale è stato trasferito a Montepaone, nel Catanzarese, presso il centro recupero animali marini, dove riceverà ulteriori terapie per poi, una volta guarita, essere rimessa in mare, nel suo ambiente naturale. Per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie per essere stati con noi.